Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come costruire un microdrone da 65 mm. Questo progetto non va a sostituire l'acquisto dei vari Mobula 6 o simili, ma è pensato per dare uno spunto agli utenti più esperti che vogliono assemblarsi un micro, magari nei tempi di pausa tra una build a 5 pollici e quella di un long range. Se non siete esperti, il mio consiglio è di prendere un microdrone già assemblato. In descrizione vi lascio qualche recensione a quelli che mi sono piaciuti di più. Come sempre partiamo facendo una panoramica delle componenti che ho usato in questa build. Il frame è realizzato con la stampante 3D, la piastra inferiore in PLA, mentre la canopia e il portabatterie sono in TPU. Di solito non sono un grande fan delle stampe 3D, tuttavia la bottom plate essendo molto fine è difficile che si spezzi, in quanto il materiale rimane leggermente flessibile. Nel caso comunque si dovesse rompere, potete farne un'altra molto velocemente, in quanto la stampa impiega circa 20 minuti. Per una maggiore resistenza potete valutare il PETG o, se ne avete la possibilità, realizzarlo direttamente in fibra di carbonio. Per quanto riguarda la canopy, è studiata apposta per la videocamera che ho scelto per questa build, in quanto si aggancia direttamente alla lente senza usare viti. Inoltre ho fatto una piccola modifica nella parte anteriore per non farla toccare con l'antenna del flight controller. Passando al portabatteria, è pensato per l'iPhone OS da 300 mAh, come quelle del Trashcan o del Mobula 6. Come flight controller ho scelto il BetFPV 1S 5A, che ho recensito di recente sul canale. La scelta è ricaduta su questo modello sia perché è uno dei più leggeri in circolazione, sia perché ha ricevente integrata Express LRS da 2.4 GHz. Visto che sono passato a questo sistema, mi è sembrato naturale usare questa scheda. La videocamera sarà una Cadix Hunt Lite. Non ho ancora avuto modo di provare questa versione, ma quella normale mi è piaciuta molto, quindi mi aspetto che questa sia uguale se non molto simile. La VTX che ho scelto è una Nameless RC Nano 400. Si tratta di una VTX con smart audio, molto compatta e con una buona potenza in uscita. I motori sono dei Racer Star 0703 da 22.000 kW, ho scelto questi perché hanno un costo molto basso e dovrebbero volar bene, vedremo poi nella prova di volo. Le eliche che ho scelto sono delle HQ Prop a tre pale da 31 mm, ideali per questi motori. Come accessori ci serviranno 4 viti M2 da 10 mm e 4 dadi nylon. Per quanto riguarda le viti io le ho prese in metallo, se volete risparmiare un minimo di peso potete valutare quelle in nylon. Per finire ho preso un connettore PH2.0 da sostituire a quello BT2 della scheda BetFPV. Qui bisogna fare qualche considerazione, sicuramente il connettore BT2 è migliore di quello PH2, tuttavia avendo svariate batterie PH2.0 sono stato costretto a cambiare quello della scheda. Se non avete delle batterie e dovete acquistarle, il mio consiglio è di prendere direttamente delle LiPo che abbiano il connettore BT2. A tal proposito vi suggerisco queste BetFPV da 300 mAh, che sono il taglio ideale per questo modello. In descrizione vi lascio tutti i link alle recensioni, ai vari tutorial e agli accessori che serviranno per questa build. A questo punto possiamo iniziare la build, io direi di partire subito sostituendo il connettore al flight controller. Dato che ho il saldatore tra le mani, saldo anche i cavi della videocamera e della VTX. Per quanto riguarda la VTX, uso i pad qui in basso, 5V, terra, VTX e smart audio. La videocamera invece la collego in linea diretta con la batteria, mentre il segnale andrà saldato sul pad cam.
Ora sistema il portabatterie al frame con le due viti, facendo coincidere due fori per avere accesso alla porta USB. Poi metto le altre due viti. Adesso monto tutti e quattro i motori usando le viti che ci vengono fornite in dotazione. Ora è venuto il momento di sistemare il flight controller nel telaio. Quindi fisso la VTX all'FC con il biadesivo. Collego i motori alla scheda facendo fare un giro ai cavi nel frame. A questo punto prendo la canopia e la videocamera. Le giro e infilo la lente in questo foro. La videocamera deve risultare in questa posizione. Quindi collego la cam al suo connettore, infilo l'antenna in questo foro e sistemo la canopia. Per finire metto i dadi sulle quattro viti. Perfetto, il micro è pronto, possiamo passare alla parte software. Come abbiamo visto nella recensione di questa scheda BetFPV, il flight controller ha firmware Betaflight 4.3, che al momento non è stato ancora rilasciato ufficialmente. Per questo motivo scarichiamo una versione Netly del configuratore. Quando la versione 4.3 sarà rilasciata ufficialmente, il configuratore normale andrà bene. In descrizione vi lascio il link al configuratore Netly, ma quando Betaflight 4.3 sarà uscito aggiornerò il link con il configuratore normale, in modo che anche se seguite questo video più avanti i link in descrizione siano sempre quelli giusti. Colleghiamo il micro e iniziamo la configurazione. Siccome questa scheda ha una ricevente integrata SPI, Serial RX non deve essere abilitato in nessuna UART. In Soft Serial 1 scegliamo IRC Trump, visto che la VTX che abbiamo messo usa questo protocollo ed è stata collegata sul pad Soft Serial. In configurazione facciamo particolare attenzione a questo tab. La prima cosa da stabilire è se volete usare o non usare l'accelerometro. Questo perché l'accelerometro influisce pesantemente sul carico di lavoro della CPU e io non voglio che il carico vada oltre il 10% circa. Quindi se volete lasciare l'accelerometro attivo, mettete la frequenza del PID loop a 2 kHz. Se invece ritenete che l'accelerometro non vi serva, allora potete disattivarlo e portare la frequenza a 4 kHz. Come vedete il carico della CPU si mantiene intorno al 10% o poco più. Ora facciamo una prova abilitando di nuovo l'accelerometro ma lasciando il PID loop a 4 kHz. Come vedete il carico di lavoro è salito al 20% e questo non va bene. Su questo micro per il momento voglio tenere l'accelerometro, in modo da farvi vedere come attivare la modalità Angle. Infatti vi ricordo che per usare questa modalità l'accelerometro deve essere attivo. Quindi metto 2 kHz e salvo. Le altre cose da valutare in questa pagina sono il nome modello, l'angolo per armare che vi consiglio di mettere a 180 gradi e attivare Beacon, RX Lost ed RX Set per gli avvisi acustici in caso di problemi. Nel tuning per il momento vi consiglio di lasciare questi valori perché tutto sommato il micro vola bene, mentre per i rates ho portato il valore RC a 1.35 per fare flip and roll più veloci. Questa scheda ha ricevente integrata Express LRS a 2.4 GHz e io la userò proprio con questo sistema. Per quanto riguarda il bind, nella recensione ho fatto vedere tutti i passaggi da fare per associarla al modulo Express LRS. Per questo motivo non c'è bisogno di rifarli in questo video, se avete bisogno in descrizione trovate il mio tutorial su questo flight controller.
Quindi in receiver lasciamo esattamente tutto così com'è, l'unica cosa da cambiare c'è nel map, qualora i comandi risultassero invertiti. Modalità di volo come sempre a piacere, l'unico vincolo che avete è mettere l'ARM nell'AUX 1, che è necessario per il corretto funzionamento delle riceventi Express LRS. Come sempre è consigliatissimo avere il pre-ARM su un interruttore momentaneo, nel mio caso l'AUX 4. Passando al tab motori, ho messo il verso di rotazione in props out, in questo modo dovrò mettere il motore 1 e il motore 4 in reversed. Betaflight 4.3 ci permette di farlo senza dover intervenire nel configuratore dedicato degli ESC, io sfrutterò questa feature. Clicco su Motor Direction e in accordo a questi avvisi mi assicuro di aver rimosso le eliche prima di continuare. Una volta che le eliche sono rimosse, clicco qui, poi su Modifica individualmente. Clicco sul motore 1, poi su Reverse. Clicco sul motore 4 e poi di nuovo sul reverse. Quindi chiudo. Passando a questa sezione, le uniche modifiche che ho fatto sono mettere D-Shot 300 e poi i motori a 12, visto che i motori di questa build hanno 12 magneti. Su SD come sempre tengo il display più pulito possibile, visualizzando solo l'inquality, nome modello e tensione batteria. Gli allarmi li metto ben visibili qui nel centro. Fate attenzione nei warnings e attivate l'inquality, visto che come impostazione predefinita è disattivato. RSSI ed RSSI DBM invece vanno disattivati. Chiudiamo con video transmitter, dove bisogna caricare la VTX table. Io l'ho già fatto, ma vi faccio vedere lo stesso i passaggi. Andiamo su questo archivio di VTX table, dove tra le tante c'è anche quella della Nano 400. Vi lascio il link a questa pagina in descrizione e vi consiglio di salvarla sui preferiti, perché potrebbe tornarvi utile anche in seguito. Clicco qui per scaricarla. A questo punto apro il documento di testo e copio il suo contenuto. Ritorno su Betaflight e questa volta vado nel tab CLI. Quindi faccio incolla e premo invio. Come vedete la table si è caricata. Su Betaflight abbiamo finito. Queste erano le configurazioni base che vi permettono di volare subito. Se siete agli inizi vi consiglio di seguirle così come sono. Se invece siete più esperti e sapete già cosa modificare, potete personalizzare Betaflight secondo le vostre abitudini. A questo punto ho già messo le eliche e caricato le batterie, quindi sono pronto per un test di volo, ma questo lo vedremo in un prossimo video. Prima di concludere, vediamo il peso del micro. 24,5 grammi. Perfetto, per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventandomi patrons cliccando il link a fine video.